Amici di Made in Vino, bentrovati, bentrovati. Siamo qui a presentare la proposta di ottobre. Abbiamo Silvio Grasso, la cantina, un bel nebbiolo delle Langhe. Ok, stiamo parlando di un 2008, un vino di 14 gradi. Peras. Peras è il suo nome. Esatto. Beh, già vediamo, lo notiamo di un colore rubino intenso, impenetrabile, direi, Fabrizio. Impenetrabile, esatto, con riflessi violacei. Già muovendo nel bicchiere, dà già l'idea di quanta materia abbia questo vino, di come si muove denso nel bicchiere. Sì. Ecco. Al naso, una intanto speziatura ricchissima. Mi verrebbe da dire che meraviglia al naso. Meraviglia, speziatura e frutto, un bel frutto maturo, quasi un frutto sotto spirito, direi. Esatto, bravissimo, bravissimo. Proprio tipico del nebbiolo. Sì, tipico del nebbiolo. Tipico del nebbiolo. Benissimo. Beh, grande vino. In bocca. Gran bel vino. Veramente ritorno proprio naso olfatto pieno, splendido. Aggiungerei un po' di, non so se l'hai sentito in bocca, esatto, che ovviamente al naso bella, non si nota. Gran bella mineralità. Mineralità, grandissima persistenza, ma l'entrata è, diciamo, molto strutturata, ma bilanciatissima tra tannino, sì, e acidità. Sì, un vino splendido. Un vino di grande corpo, di grande equilibrio. Sì, sì. Mi raccomando, compratene due bottiglie, una mettetela da parte perché veramente darà sorprese questo vino. Ottimo consiglio. Una bottiglia mettetela da parte perché questo è un vino che dura nel tempo. Stupendo. Beh, gli abbinamenti qui, io direi, con della cacciagione, dei formaggi belli saporiti, molto stagionati. Direi molto anche stagionati. Sì. Se dovessimo dire un piatto, per esempio, che cosa potremmo suggerire? Con un bel fasano arrosto, mi verrebbe. Un bel fasano arrosto. Sì, sì. Potete notare in questo vino, quando lo degustate, quando in bocca soprattutto, questa sua tannicità che aiuta tanto a sgrassare. È proprio la tipicità del nebbiolo. Del nebbiolo. Sì, sì. Molto bene. Amici di Made in Vino, cin! Cin! Grazie e a presto, ciao!